un esposto per falsa testimonianza contro le sorelle di Guerrina che nel corso dell'ultima udienza del processo in corte d'assise Padre Graziano hanno riconosciuto il borsello ritrovato il 16 settembre 2014 in un trolley all'interno della camera di Padre Graziano nella canonica di Caraffello. Il portafoglio hanno dichiarato con sicurezza le sorelle della casalinga scomparsa chiamata a deporre dal PM Marco Dioni era di proprietà di Guerrina Piscaia. Lo stesso oggetto fu sottoposto alla visione delle due donne il 16 settembre 2014, il giorno del sequestro. Abbiamo ritenuto che sia necessario sottoporle al vaglio dell'autorità competente affinché decida se ci sono gli estremi di un rilievo penale per quello che è stato detto, e cioè se ci sia una falsa testimonianza. Abbiamo ritenuto che sia pressoché impossibile accettare che le dichiarazioni delle sorelle di Guerrina a distanza di quasi due anni dai fatti siano diverse da quelle rese qualche mese dopo, due o tre mesi dopo dal fatto della scomparsa. Se non si può far finta di ricordare quantomeno le sorelle di Guerrina in un contesto dove hanno richiesto anche il risarcimento del danno, quindi con un interesse diretto ad una sentenza di condanna. Padre Graziano intanto dal convento romano dei Premostratensi, dove si trova agli arresti domiciliari, precisa di non aver mai visto il borsello e di non sapere come quell'oggetto possa essere finito all'interno del trolley, in quanto il religioso congolese lasciò Caraffello il 25 agosto 2014 ed invece la perquisizione, durante la quale venne ritrovato il portafoglio e altri oggetti, avvenne tre settimane dopo, il 16 settembre. Lui non sa neppure di che cosa stiamo parlando, perché non ha mai visto né trolley né astuccio contenente l'assorbente di donna che era lì presente. Quindi è anche incapace in questo momento di esprimere qualsiasi giudizio. La cosa certa è questa: lui dice, se io avessi qualcosa da nascondere non avrei mai lasciato all'interno della canonica un oggetto che potesse essermi compromettente.